Ricardo che partita si aspetta? Verranno qui e faranno come tutte le altre squadre che vi hanno affrontato, cioè giocheranno di rimessa? Guarda, il Castelfidardo è una squadra composta da ottime individualità, vengono da una sconfitta sonora, quindi per noi sarà una partita molto ma molto difficile, fermo restando che comunque dobbiamo un attimo invertire la rotta in casa e cercare di far gioire il nostro pubblico, che mi auguro che sia numeroso anche domani. Proprio su questa questione volevo fare una domanda, cioè sul discorso che questa squadra si sta comportando molto bene in trasferta, ma all'Aragona fa un po' di difficoltà. Questo dipende proprio dall'approccio delle squadre che vengono a giocare qui, o c'è un problema psicologico? Io, guarda, non ho il match analysis, nel senso che non ho il polso delle situazioni che succedono in campo, quindi tiri in porta, il possesso palla, e ti assicuro che per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, le palle create, veramente siamo in un numero molto, molto importante. Logicamente dobbiamo essere, diciamo, forse un pizzichino più cattivi e cercare di metterla dentro quando ti capita l'opportunità di metterla dentro. Però sotto sto lato non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, anzi, veramente stiamo creando tanto. Ci manca quel qualcosina per mettere la palla dentro e forse le partite vengono dirottate in maniera diversa. Per quanto riguarda la formazione, Russo è recuperato tra titolari o andrà in panchina? Sì, Valentino sta bene, anzi penso che la botticella che ha preso in testa gli è servita in positivo. No, l'ho visto, a parte gli scherzi, l'ho visto concentrato in settimana e quindi lui parte dall'inizio. Quanto riguarda la formazione, confermata la solita o c'è qualche novità? Tu la vuoi chiamare novità, ma per me non è una novità. Io faccio partire dall'inizio Sasà e quindi solo questo può essere una novità, ma per me non lo è.